di fronte a Palatium, l'enoteca della Regione Lazio, nella meravigliosa cornice di Via Frattina, in Roma. In questo locale, oltre ai prodotti d'eccellenza del territorio e alle selezioni dei migliori vini del Lazio, si può degustare, pensate, anche una birra artigianale prodotta interamente in molti luoghi della regione, fra cui, per esempio, anche a 1600 metri di altitudine, tra i boschi e i monti di Città Reale, in provincia di Rieti, in un panorama suggestivo e indimenticabile. Certo, una birra artigianale prodotta interamente in territorio laziale è una cosa inconsueta, perché la birra in genere si fa al nord, ma le caratteristiche principali di questo prodotto, di questa eccellenza, le andiamo ad ascoltare proprio dalla voce dei protagonisti della filiera di produzione di questo prodotto. La nostra è una realtà che è nata nel 2005 qua in provincia di Rieti, e l'idea da subito è sempre stata quella di cercare di portare in qualche maniera un prodotto che non ha tradizioni così italiane, soprattutto tradizioni marcate su quella che è la produzione italiana. In fin dei conti la birra è soprattutto frutto della cultura nord europea, e la nostra idea era quella di cercare di portare un po' di italianità nella produzione, e questo cercando di utilizzare il più possibile ingredienti del territorio, da cui l'utilizzo ad esempio del farro, delle castagne o delle radici di genziana, ed anche di cercare di legarla ad una via proprio italiana sulla produzione della birra, intendendo con questo ad esempio, in parte la fusione di diversi stili, ma in parte anche lo sposare tecniche che provengono dal mondo del vino in quella che è il mondo della birra, da qui ad esempio l'utilizzo, delle botti, delle barrique, o il cercare di spumantizzare una birra aggiungendo anche del mosto di vino. E tutto questo, diciamo, è sempre stato quello che in qualche maniera ha animato il nostro spirito, e quello che ha cercato di portare una tradizione, diciamo, su un prodotto che effettivamente non è assolutamente un prodotto tradizionale dalle nostre parti. Adesso è partito un nuovo progetto con cui ci stiamo inserendo in maniera importante, che è quello proprio di cercare di avere una filiera 100% laziale, tant'è vero, sono circa 40 ettari che verranno seminati nel prossimo febbraio con l'orzo distico proprio da birra primaverile, che sarà quello che poi il prossimo anno utilizzeremo per fare il malto. Noi in questo momento non produciamo il malto, non abbiamo una malteria, ma ci appoggeremo qui da una malteria nel Lazio per riuscire proprio a produrre un malto che sia 100% laziale. Un aspetto molto importante che c'è da dire è che la birra, e questo riguarda un pochino proprio il movimento in generale della birra artigianale italiana e anche quello ovviamente laziale, seppur è ancora piccolino rispetto al resto d'Italia, sta riscuotendo all'estero un grandissimo successo che nasce proprio dal modo in cui viene interpretato il far birra, cioè il fatto di non avere degli schemi ben precisi, di non avere dei legami ben precisi, ma cercare di creare delle fusioni anche con quella che è la nostra cultura gastronomica. E questo sicuramente ne è un plauso ed è uno degli elementi più importanti che poi ci legano, diciamo, alla produzione della birra. Come vedete da queste belle bottiglie, la produzione della birra artigianale nel Lazio è tutt'altro che modesta, anzi comincia a farsi largo e a farsi conoscere tra i prodotti d'eccellenza del territorio. Ma adesso entriamo proprio all'interno di un birrificio e andiamo a vedere come si produce la birra artigianale. La prima fase della produzione è costituita dalla macinatura del malto d'orzo, suddiviso in base al tipo di birra che si vuole produrre. Il malto viene inizialmente macinato in maniera grossolana per favorire il processo di filtraggio del mosto. Dopo la macinatura si mescola il malto con acqua riscaldata all'interno di un tino. Questo tino non ha soltanto una funzione di raccolta, ma svolge anche varie altre funzioni,
a cominciare da quella di filtraggio fino a quella di separazione del mosto dalle trippe. Il mosto viene successivamente filtrato e fatto circolare più volte allo scopo di ottenere un liquido più limpido possibile. Indi viene bollito per un tempo variabile che può andare da 1 a 2 ore di cottura. Ed è proprio in questa fase che al mosto viene aggiunto il luppolo, quel prodotto che poi conferisce alla birra l'inconfondibile aroma e il sapore caratteristico dalle proprietà dette amaricanti. A fine cottura il mosto viene ancora una volta filtrato e passa attraverso lo scambiatore di calore. Questa macchina ha la funzione di freddare la birra calda affinché arrivi alla fermentazione finale passando da una temperatura di 90 gradi a quella di 20-25 gradi. L'aggiunta del lievito è l'ultima fase che darà vita al prodotto finito. In circa 15 giorni il mosto finalmente diventerà la birra da imbottigliare. L'Arsial, l'agenzia regionale che sovraintende allo sviluppo e all'innovazione dei prodotti regionali del territorio, è molto attenta anche alla crescente diffusione della birra artigianale nel Lazio, ma di questo ce ne parla Herder Mazzocchi, il presidente dell'Arsial. Sì, Arsial è attenta alla diffusione di questo prodotto, che è un prodotto che sta sempre assumendo anche i connotati di un prodotto agricolo della nostra regione. Per questo abbiamo salutato con soddisfazione la nascita della prima associazione della birra del Lazio, un esperimento unico anche a livello nazionale, che nasce su input di 8 microbirrifici artigiani della nostra regione e 2 maltifici, con il supporto anche tecnico di Arsial, di Assobirra e della Coldiretti. Un'associazione che sicuramente punta a quello che è il principio della tracciabilità di un prodotto agroalimentare di qualità, che punta anche e soprattutto all'utilizzo di materie prime agricole regionali. Oggi questo marchio collettivo abbinato a questa associazione Birra del Lazio potrà essere utilizzato da tutti coloro che useranno almeno il 70% di materie prime regionali, quindi parliamo di una birra che verrà fatta con erbe di campo della nostra regione, cicoria, rucola, timo, con orzo e quindi cereali della nostra regione, con quello che è in parte infinitesimale luppolo, con un lievito fermentato ad altissime temperature e chiaramente con acqua. Un prodotto di eccellenza che chiaramente verrà realizzato su un disciplinare tecnico molto severo, che va oltre anche quelle che sono le previsioni del decreto legislativo 212 del 2010, che prevedeva che una birra da semplice bevanda diventa un prodotto agricolo qualora venga realizzata con almeno il 51% degli ingredienti prodotti all'interno di un'azienda agricola. Noi si tratta di un campo sicuramente diverso, ma siamo andati oltre nel prevedere addirittura il 70% di materie agricole regionali. Il rimanente parte saranno ingredienti che non possono essere per ovvie ragioni reperiti sul mercato agricolo regionale e che servono anche per dare una connotazione aromatica a questo prodotto. Arsial sosterrà questo progetto, lo sosterrà sia con degli input promozionali tramite anche la nostra Enoteca Palazzium per veicolare anche in termini di immagini quelle che sono degustazioni di questi prodotti dei microbrifici artigiani della nostra regione, ma soprattutto lo faremo anche con un'attività di controllo e di certificazione, perché chi userà questo marchio collettivo Birra del Lazio lo dovrà fare rispettando le regole che quel disciplinare a cui facevamo riferimento prima prevede. Quindi un disciplinare serio, Arsial su questo disciplinare manterrà alti controlli per fare in modo che i consumatori siano sempre garantiti sulla qualità di questo grande prodotto. È con noi il dottor Massimo Gargano, presidente Coldiretti Lazio. Presidente, una battuta su questa settimana e su questo prodotto artigianale del Lazio. Un'altra perla enogastronomica per i consumatori che
però sarà caratterizzata tutta quanta dalla identità di un territorio, quello laziale, che è e vuole rimanere un territorio di primati dal punto di vista appunto della enogastronomia, dal punto di vista di tutti quelli che sono i valori del territorio, paesaggistici, turistici, culturali, storici. Insomma, un percorso che continua. La birra per tradizione storica nasce nel nord. Andiamo a invadere un mercato tuttora assente? Beh, 16 milioni di visitatori romani potranno essere ognuno di loro ambasciatori appunto di una birra laziale che stasera nasce e noi siamo qui a festeggiarla proprio perché riteniamo possa essere ambasciatore non solo di se stessa ma di tutto appunto quello che è il nostro, no, patrimonio enogastronomico. Ma cosa diciamo? Prosit alla birra artigianale del Lazio? In bocca al lupo a questa birra. È meglio.